Anteprima di Chimera, il virus dengue purtroppo non è più un'ipotesi, ma una triste realtà. Sono 625 casi in Italia dal 1 gennaio di quest'anno, oltre 12 in Abruzzo i casi certificati. Casi certificati appunto perché, come è accaduto, lo ricorderete, per il virus Covid-19, purtroppo ci sono tanti casi asintomatici, il che rende la situazione certamente più delicata. Restate lì qualche secondo e iniziamo. Il Barbershop Mancini è un nuovo concetto di barberia dove esperienza, innovazione e puntualità sono i nostri punti di forza. Offriamo anche prestazioni di eccellenza uniche nel territorio, quali hair tattoo e barba con vaporizzazione o zonoterapia. Il Barbershop Mancini è il luogo ideale per chi ama prendersi cura dei propri capelli, barba e del proprio tempo. Ci troviamo in via Mazzarini numero 47 ad Avezzano. Barbershop Mancini. Io mi chiamo Roberta, ho 36 anni e sono mamma di Gabriele e di Leonardo, di 7 e 2 anni. Lavoro in eccellenza medica fin dalla sua fondazione e ad oggi ricopro il ruolo di manager. Oltre il 75% delle persone che lavorano qui sono donne ed hanno meno di 40 anni. La ricerca scientifica negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante, soprattutto nel campo della medicina. Chiaramente questi enormi progressi sarebbero del tutto inutili se non fossero accessibili a tutti. Ed è proprio questo che noi facciamo in eccellenza medica, mettiamo a disposizione di tutti i cittadini le più efficienti ed avanzate tecniche di cura erogate da professionisti di altissimo livello, selezionati da noi con estremo rigore. I nostri pazienti possono prenotare le proprie cure mediche attraverso i nostri professionisti, dal loro smartphone o dal loro PC, senza perdite di tempo, in modo veloce ed intuitivo. Ci dedichiamo ai nostri pazienti sicuramente con amore, con passione, ma soprattutto con tanta comprensione. Parlando dei nostri risultati, solo lo scorso anno si sono rivolti ad eccellenza medica oltre 36.000 persone, anzi 36.000 più uno, cioè io, perché io e la mia famiglia ci fidiamo dei nostri medici. Eccoci, finalmente partiamo con questa nuova puntata di Chimera. Non l'abbiamo detto nell'anteprima, oggi parleremo del virus dengue. Perché Chimera si occupa del virus dengue? È una ragione molto semplice, ovvero il virus dengue utilizza come vettore di diffusione una zanzara, che è appunto un animale. Quindi nella nostra puntata cercheremo di capire come avviene questa diffusione, quali sono le abitudini di questa zanzara e soprattutto cercheremo di capire che cosa si può fare per limitare il contagio nella popolazione. Lo faremo con i nostri ospiti, in particolare con la signora Patrizia Raineri, collegata da remoto. La signora Raineri ci porterà la sua testimonianza in riferimento a che cosa le è accaduto. Infatti la signora Raineri, suo malgrado, è stata purtroppo contagiata da questo virus e ancora ad oggi, ahimè, ha dei postumi clinici che si trascina dietro. Collegato sempre da remoto, il professore Pierluigi Lopalco, eminente epidemiologo, professore ordinario dell'Università di Pisa, una dei massimi esperti a livello nazionale ed internazionale di epidemie, e dal 2020 insieme a Roberto Burioni fa parte del team Medical Fact, praticamente un team di altissimo livello che ha il compito di smascherare le fake news che purtroppo girano su internet e non solo. È ospite qui con noi, in presenza ovviamente, la nostra immancabile Veronica Ruggero, autrice e riferimento giornalistico del nostro programma. Prima di iniziare proprio da lei, signora Raineri, è importante, come spesso accade qui a Chimera, fare una fotografia, riavvolgere un attimino il nastro per capire esattamente com'è la situazione. Questo virus dengue purtroppo è entrato prepotentemente nelle cronache, diciamo, sia locali sia nazionali, perché evidentemente è un virus particolarmente aggressivo che ha delle sintomatologie molto importanti. Noi abbiamo il dubbio qui a Chimera che verosimilmente le autorità sanitarie abbiano un pochettino preso sotto gamba
diciamo, questa situazione, e quindi lo vogliamo approfondire per capire esattamente poi come sono andate le cose. Intanto facciamo un quadro della situazione con il servizio di Eric Montalbano e Veronica Ruggero. Al rientro, appunto, parleremo con la signora Raineri per capire esattamente che cosa le è accaduto. Vai Andrea. Stanno aumentando i casi di dengue in Abruzzo. Dopo Ortona e Chieti, il focolaio è arrivato anche a Francavilla. Un'infezione virale che arriva dalle zone tropicali e subtropicali del mondo, la dengue, ma che negli ultimi anni sta trovando diffusione anche in Europa e in Italia, grazie soprattutto ai cambiamenti climatici. Febbre, mal di testa, dolore intorno agli occhi, eruzioni cutanee, vomito sono solo alcuni dei sintomi che il virus può causare una volta entrato in circolazione. Attualmente non esiste un'emergenza epidemiologica. A livello nazionale, infatti, sono circa 625 i casi confermati registrati dal 1 gennaio all'8 ottobre 2024 e segnalati al Sistema di Sorveglianza Nazionale. La ASL e le amministrazioni a tutti i livelli stanno costantemente monitorando la situazione e attuando tutta una serie di misure per contenere il numero di casi. Una tra tutte, la disinfestazione ripetuta a distanza ravvicinata. Il virus, infatti, non si trasmette attraverso il contatto umano, ma attraverso le punture di zanzare, tigre, infette. Non è la prima volta che la regione Abruzzo si trova a dover gestire il virus. Già nel 2014 e nel 2016, infatti, furono registrati due casi di dengue. Aveva fatto clamore in particolare nel 2016 in provincia dell'Aquila il caso di un turista abruzzese di ritorno da un viaggio nel sud-est asiatico, che era finito in ospedale con febbre alta, dolori muscolari e un'epatite acuta resistente agli antibiotici. Un paio di episodi isolati che non avevano destato preoccupazione, a differenza dei numerosi casi attualmente presenti sul territorio. Dai primi di ottobre, dopo la notizia dei primi infetti ad Ortona, pare che si stia lavorando anche ad un vaccino efficace per contrastare e prevenire eventuali grossi focolai. Attualmente è la Regione Marche quella con il focolaio più importante in assoluto, che conta 121 casi di infezione, tutti sintomatici e con identificazione del virus dengue di tipo 2 localizzati in un solo comune. Signora Patrizia Raineri, lei nelle scorse settimane è stata purtroppo, suo malgrado, colpita da questo virus. Ci può raccontare la sua esperienza e soprattutto poi quali sono le sintomatologie che purtroppo ancora porta dietro con sé? Salve a tutti, io sono stata infettata dalla dengue ad agosto. All'inizio avevo febbre alta, mal di testa fortissimo, nausea, vomito, dolori articolari e muscolari. Senta signora, questo quanto tempo fa è accaduto? Cioè quanti mesi fa lei è stata infettata da questo virus? Sono stata infettata in agosto. Ok. Era il 23 agosto. Senta, lei ci diceva, signora, ci diceva che ancora adesso porta con sé dei postumi, cioè ancora ha delle problematiche, è così? Sì, ancora adesso ho praticamente linfonodi ingrossati, sistemati, e il fegato che non è ancora tornato. Certo. Beh, insomma, quindi dei postumi assolutamente importanti. Grazie signora per la sua testimonianza. Sì. Professor Pierluigi Lopalco, lo abbiamo detto nell'anteprima, lei è un esperto di epidemie, professore ordinario dell'Università di Pisa, uno dei massimi esperti a livello nazionale ed internazionale di questa materia. Professore, ci può intanto spiegare che cos'è questo virus, come si può contrarre e soprattutto poi che cosa noi possiamo fare per diciamo limitare la possibilità di contagio. Professore. Salve a tutti. Sì, grazie per questa domanda perché sono secondo me dei concetti che in questo momento in Italia è bene chiarire perché, come avete detto, questo virus purtroppo comincia a circolare anche dalle nostre parti. È un virus che fa parte di una famiglia molto vasta di virus che si assomigliano un po' tutti e che hanno una caratteristica comune. Sono trasmessi dalle zanzare, cioè questo non è un virus che la signora ha contratto perché era vicina ad una persona infetta oppure che magari hanno mangiato lo stesso, con cui ha mangiato lo stesso alimento, come succede per altre malattie infettive. No, è stata punta da una zanzara, la quale zanzara, prima di aver punto la signora, aveva punto una persona infetta. Quindi si trasmette attraverso la puntura di zanzare. Una specie particolare di zanzara sono le zanzare Aedes,
noi le conosciamo molto bene, magari non sappiamo che appartengono alla famiglia Aedes, ma le conosciamo perché sono particolarmente fastidiose. La zanzara tigre, zanzara tigres, e la Aedes albopictus, cioè è una zanzara che fa parte di questa famiglia. La zanzara che più frequentemente diffonde la dengue all'estero è la Aedes aegypti, ma è, come dire, parente stretta, certo, della zanzara tigre, che purtroppo è molto molto diffusa anche dalle nostre parti. Quindi questo è il virus. I sintomi li ha descritti abbastanza bene la signora, che è stata fortunatamente testimone di una forma di dengue molto impegnativa. Perché dico questo? Perché, come per tanti altri virus, anche il virus della dengue, nella gran parte dei casi, produce o un'infezione asintomatica o un'infezione molto lieve, magari con un po' di febbricola, con dei sintomi simili influenzali. Sono dei sintomi che passano del tutto inosservati, e quindi in quei casi, come dire, dal punto di vista epidemiologico, questi casi sono anche più pericolosi, perché sono quei casi che non vengono diagnosticati. Quindi noi ci accorgiamo della presenza della dengue in un territorio soltanto quando vengono fuori casi importanti, come quello della signora, che si rivolgono al medico, magari purtroppo finiscono in ospedale, e sui quali poi si fa la diagnosi. Anche perché proprio quei sintomi, non riuscire a salire le scale, e nei paesi dove questa malattia è endemica, sapete come la chiamano? La chiamano la febbre spacca ossa. Proprio per farvi capire come la sintomatologia, quella che si avverte più spesso e più fastidiosa, proprio questi dolori osteoarticolari dei muscoli molto molto intensi, che non ti permettono neanche di fare degli sforzi banali. Dunque, e questa, ancora una volta, come dicevo, è una forma impegnativa abbastanza grave di dengue. Però c'è anche un però: esistono purtroppo delle forme ancora più gravi, perché la dengue può essere lo stesso virus, può essere anche contratto in una forma ancora più grave, cioè quello di una febbre emorragica, che può eventualmente anche essere, diciamo, avere delle complicanze molto molto più gravi. Infatti, professore, mi scusi se la interrompo, a proposito di questo, noi abbiamo contezza del fatto che in un anno in Argentina, ci dica se questi dati sono corretti o meno, ma immagino di sì perché la fonte è autorevole, in un anno, dicevo, in Argentina ci sono stati ben 151.000 casi, di cui 106 mortali, proprio perché c'era questo elemento, questo aggancio di cui lei parlava, ovviamente, del fatto che, diciamo, il virus era emorragico. Ci può confermare questo dato? Sì, ci siamo con le statistiche. Se facciamo un po' di calcoli, uno su mille, un caso, una fatalità, diciamo, parliamo di fatalità, cioè di la letalità del virus di un caso su mille fra quei casi che sono stati segnalati. Insomma, ci siamo, come statistica ci siamo. Quello che purtroppo bisogna dire è che questi casi di febbre emorragica avvengono generalmente al secondo incontro col virus, cioè nella seconda infezione. Quindi una persona viene infettata in forma lieve, magari non se ne accorge nemmeno, però ha sviluppato un'immunità nei confronti del virus. Questa immunità purtroppo non basta per bloccare una prossima infezione, anzi, chi si infetta avendo incontrato precedentemente il virus potrebbe avere una forma ancora più grave, e in alcuni casi, come voi avete sottolineato, anche in queste forme emorragiche. Ecco perché, per esempio, nel caso della signora, se la signora dovesse, dopo questa brutta esperienza, tornare in una zona endemica dove la probabilità di contrarre nuovamente il virus, certo, è purtroppo una probabilità che esiste, è una probabilità reale, ecco, bisognerebbe vaccinarsi. In questo caso è importante vaccinarsi, perché proprio quelle persone che hanno già avuto un'infezione potrebbero contrarre la seconda infezione in forma molto grave. Beh, professore, insomma, lei ci ha dato un quadro assolutamente molto chiaro e allo stesso tempo anche preoccupante. Qui veniamo da te, Veronica. Il punto è questo: noi abbiamo il virus dengue non da ieri in Italia o in Europa, ma ce l'abbiamo dal 2014, l'altra volta poi successivamente nel 2016, insomma sono più di 10 anni che gira questo virus. A me pare che le autorità sanitarie, non vorrei sbagliarmi, questo poi magari lo possiamo valutare di nuovo con il professore tra poco, probabilmente le autorità sanitarie hanno preso un pochettino sotto gamba
la questione. Cito giusto un esempio: la ASL Lanciano Vasto Chieti, non so se dalla regia possono aiutarci, soltanto alcune settimane fa, cioè i primi di ottobre di quest'anno, hanno, eccolo qui, pubblicato questa piccola scheda informativa che, ecco, dà informazione al, diciamo, al potenziale paziente di come potersi tutelare e che cosa fare poi in caso di infezione. Però voglio dire, sui giornali, voi giornalisti avete fatto il vostro mestiere, cioè ci sono tantissimi articoli di giornale, c'è stata tantissima cronaca, ci sono tantissimi servizi anche alla televisione. Perché secondo te, Veronica, poi, diciamo, a livello di opinione pubblica questa cosa, a livello proprio di informazione sanitaria, non è venuta fuori? Ma allora, diciamo che lo abbiamo già vissuto in passato, no? Sia con il Covid che con altre emergenze. Siamo un po' un paese che aspetta il momento di, a volte non riusciamo ad organizzarci per tempo, non riusciamo a essere tempestivi nella prevenzione, no, di determinate cose. E, come dicevi tu, effettivamente verso la fine di settembre in Abruzzo, dopo i primi casi a Ortona, dopo i primi numerosi casi a Ortona, diciamo, ci sono state delle riunioni e poi si è fatto questo volantino, diciamo, di prevenzione per aiutare un po' la popolazione a capire determinate cose. Il problema è che innanzitutto non è ancora un'emergenza, quindi a livello anche mediatico non possiamo parlare di uno stato, certo, emergenziale. C'è anche da dire un discorso che una buona percentuale di casi attualmente di persone che hanno diciamo contratto la dengue lo hanno fatto in, magari durante un viaggio in paesi che, certo, sono a rischio e poi sono rientrati in Italia e hanno avuto questa problematica. È chiaro che poi da lì la diffusione, visto e considerato che insomma la zanzara soprattutto così nelle stagioni estive, certo, è diffusa, è chiaro che poi da lì è un attimo riuscire a diffondere ancora di più, quindi sicuramente sì, forse c'era da muoversi un po' prima. Purtroppo, ripeto, l'abbiamo visto in passato, fino a che non c'è un'emergenza che richiede comunque una corsa, la nostra macchina burocratica spesso è lenta, no? E poi naturalmente sarebbe importante in questi casi la prima cosa sensibilizzare la popolazione, certo, su quelle che sono le linee guida, no, della prevenzione. Assolutamente, Raffaele, perché... assolutamente. Grazie Veronica del tuo intervento, anche perché lo diciamo, alcuni dei casi che sono avvenuti qui in Abruzzo, e quindi torniamo ovviamente a parlare della nostra territorialità, sono cosiddetti casi autoctoni, cioè gente che non è andata all'estero ma è persone che vivono regolarmente qui in Abruzzo e si sono infettati, il che questa cosa porta a un livello di pericolosità, ovviamente lo porta ovviamente a un livello più alto. A proposito di divulgazione, lo abbiamo voluto fare noi qui a Chimera in questa puntata, cioè abbiamo creato uno spazio di divulgazione che servirà a capire quali sono le abitudini della zanzara e soprattutto che cosa bisogna fare per prevenire appunto la puntura da questi animali. Lo facciamo con il servizio montato da Eric Montalbano. Quali sono le abitudini della zanzara che diffonde il virus dengue? La zanzara principale responsabile della diffusione del virus dengue è la cosiddetta zanzara della febbre gialla, insieme alla più conosciuta e nota zanzara tigre, entrambi appartenenti appunto alla specie Aedes. Questa specie è facilmente riconoscibile per il suo corpo nero, con strisce bianche sulle zampe e una caratteristica macchia bianca a forma di lira sulla parte superiore del torace. L'Aedes è prevalentemente attiva durante le prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio, momento in cui è più probabile che le persone siano evidentemente all'aperto. Le abitudini di questa zanzara comprendono la deposizione delle uova in acqua stagnante, che può trovarsi per esempio in contenitori come vasi di fiori, pneumatici usati o qualsiasi altro oggetto che possa raccogliere acqua. Una volta che le uova si schiudono, le larve crescono in ambienti acquatici, rendendo quindi la gestione dell'acqua stagnante cruciale per un controllo della popolazione di zanzare. Per prevenire le punture e ridurre quindi il rischio di infezione da dengue, è importante adottare alcune misure preventive. Innanzitutto si consiglia di indossare abiti a maniche lunghe e pantaloni lunghi, preferibilmente di colore chiari, perché appunto le zanzare sono attratte dai colori scuri. Utilizzare inoltre repellenti per insetti contenenti ingredienti attivi come per esempio la picaridina, olio di limone e eucalipto può offrire sicuramente una protezione efficace. Inoltre è fondamentale eliminare i focolai di riproduzione delle zanzare,
Ciò significa quindi svuotare e pulire regolarmente i contenitori che raccolgono acqua, coprire serbatoi d'acqua e utilizzare reti protettive ovviamente su finestre e porte. Infine, durante i periodi di maggiore attività delle zanzare è consigliabile restare in ambienti chiusi e climatizzati quando possibile. Seguendo queste linee guida si può contribuire a ridurre il rischio di punture e la diffusione quindi del virus dengue. Professor Pierluigi Loparco, torniamo un attimo da lei, anche perché fino adesso è stato davvero molto chiaro anche sul fatto che riguarda, diciamo, la seconda possibilità di infezione, che può essere, come diceva, evidentemente ancora più grave della prima. Noi abbiamo letto, io ho avuto modo di leggere, diciamo, nelle scorse settimane, una sua dichiarazione negli organi di stampa nazionale, dove dichiarava che si trova un pochettino preoccupato e pessimista rispetto alle evoluzioni di questo virus, anche perché lei ha ventilato, ce lo confermi se è così, l'ipotesi che possa diventare un virus endemico. Endemico lo è quando un virus diventa, diciamo, a una diffusione frequente e non sporadica come lo è adesso. Lei, professore, è davvero effettivamente così preoccupato di questa situazione del virus? Oh, sì, e vi spiego anche il motivo, diciamo, epidemiologico molto semplice. Fino a qualche anno fa noi eravamo abituati a vedere le zanzare d'estate, poi vederle scomparire per 2 o 3 mesi d'inverno e poi vederle ricomparire in primavera. Ora, in questo caso che cosa succede? I casi come quello della signora che andavano all'estero, contraevano una malattia di questo tipo, poi tornavano in Italia, erano dei casi fastidiosi per la signora, al massimo potevano generare qualche caso secondario, perché appunto una zanzara poteva colpire qualcuno nel nucleo familiare o nelle abitazioni vicine, però poi arrivava il generale inverno, faceva fuori le zanzare e questi focolai si contenevano da soli, cioè la catena di trasmissione si interrompeva da sola. Ora che cosa succede? Se invece noi abbiamo in un territorio la zanzara, tipo la zanzara tigre, presente per tutto l'anno, che quindi compie più cicli riproduttivi e non scompare mai, quindi le persone di quel territorio possono essere punte per tutti i mesi dell'anno, certo. Capite bene che anche in maniera completamente asintomatica, ma la malattia continua a diffondersi anche durante i mesi invernali, magari con dei casi sporadici, con dei casi poco frequenti, però le catene, c'è qualche catena di trasmissione che non si interrompe, che non viene isolata. Questo cosa significa? Che quando poi ritorna l'estate con tutta la popolazione di zanzare a pieno ritmo, si ricreeranno i focolai epidemici. Ecco com'è che poi questa malattia diventa endemica, cioè con una circolazione locale sostenuta che continua per tutti i mesi dell'anno. Purtroppo è uno degli effetti collaterali gravi dei cambiamenti climatici a cui ci dobbiamo in qualche maniera adattare. Assolutamente sì, il cambiamento climatico è in corso e questo è evidente. Il fatto che lei ci dice che una più alta temperatura evita che queste zanzare poi vadano via d'inverno è un fatto oggettivo, ma questo ormai lo vediamo da 5-6 anni a questa parte, non è che stiamo scoprendo l'acqua calda. Senta professore, a proposito di vaccino, lei ha fatto un accenno diciamo qualche minuto fa su questa eventualità. Ci sono attualmente dei vaccini idonei, adatti per chi si infetta da questo virus, o magari ci sono anche dei vaccini che permettono di prevenire l'infezione? Cioè, com'è la situazione con i vaccini? Allora, una terapia per chi si infetta da parte del virus dengue, terapia specifica, cioè un antivirale specifico, non ce l'abbiamo, per cui l'unica possibilità di combattere questo virus è appunto la prevenzione, cioè bisogna vaccinarsi per prevenire un'infezione o per eventualmente prevenire la reinfezione grave, come abbiamo accennato. Esiste un vaccino che è stato autorizzato anche in Italia, che è disponibile presso le nostre ASL. Ovviamente non si tratta di una vaccinazione che è stata pensata per essere una vaccinazione di massa, quindi le dosi, certo, disponibili non sono tantissime, devono essere fatte appunto a quelle persone che per esempio si recano in zone dove la probabilità di ammalarsi è molto alta, quindi è più pensato per i viaggiatori nelle aree
endemiche. Certo. E come dicevo prima, è ancor più raccomandato per chi ha già sperimentato un'infezione, eventualmente anche non grave, con il virus dengue. Quindi per qualunque informazione bisogna rivolgersi alla propria ASL, soprattutto se presso la propria ASL è presente un centro di medicina pediatrica. Grazie professore, assolutamente chiaro. L'ultima battuta, 10 secondi perché siamo in chiusura. Secondo lei le autorità sanitarie hanno un po' preso sotto gamba questo fatto del virus dengue? Ah, guardi, noi abbiamo fatto un po' quello che era necessario fare, cioè aumentare l'attenzione, fare la sorveglianza. Appunto, oggi almeno i casi di dengue vengono scoperti perché ci sono dei laboratori in grado di fare queste analisi. Quello che è ancora poco è la comunicazione, lo avete sottolineato molto bene. La comunicazione viene fatta tardi, si ha sempre paura di creare panico nella popolazione, come se il cittadino fosse un bambino pauroso che non deve essere informato. Certo. No, il cittadino deve essere informato, deve conoscere quelli che sono i rischi. Grazie professore, assolutamente chiaro, mi dispiace, dobbiamo chiudere, sicuramente torneremo a trattare questo argomento. Grazie di nuovo professor Lopalco, grazie alla signora Patrizia Raineri per averci raccontato la sua storia. Grazie signora, grazie naturalmente alla nostra Veronica Ruggero, presente qui in studio. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Mai contro, mai senza Chimera. Ale! Il Barber Shop Mancini è un nuovo concetto di barberia dove esperienza, innovazione e puntualità sono i nostri punti di forza. Offriamo anche prestazioni di eccellenza uniche nel territorio, quali Air Tattoo e barba con vaporizzazione e ozonoterapia. Il Barber Shop Mancini è il luogo ideale per chi ama prendersi cura dei propri capelli, barba e del proprio tempo. Ci troviamo in via Mazzarini numero 47 ad Avezzano. Barber Shop Mancini. Io mi chiamo Roberta, ho 36 anni e sono mamma di Gabriele e di Leonardo, di 7 e 2 anni. Lavoro in eccellenza medica fin dalla sua fondazione e ad oggi ricopro il ruolo di manager. Oltre il 75% delle persone che lavorano qui sono donne ed hanno meno di 40 anni. La ricerca scientifica negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante, soprattutto nel campo della medicina. Chiaramente questi enormi progressi sarebbero del tutto inutili se non fossero accessibili a tutti. Ed è proprio questo che noi facciamo in eccellenza medica, mettiamo a disposizione di tutti i cittadini le più efficienti ed avanzate tecniche di cura erogate da professionisti di altissimo livello, selezionati da noi con estremo rigore. I nostri pazienti possono prenotare le proprie cure mediche attraverso i nostri professionisti, dal loro smartphone o dal loro PC, senza perdite di tempo, in modo veloce ed intuitivo. Ci dedichiamo ai nostri pazienti sicuramente con amore, con passione, ma soprattutto con tanta comprensione. Parlando dei nostri risultati, solo lo scorso anno si sono rivolti ad eccellenza medica oltre 36.000 persone, anzi 36.000 più uno, cioè io, perché io e la mia famiglia ci fidiamo dei nostri medici.